Benessi, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua. In questo video andremo a parlare delle news delle calabresi e in questo video diverse notizie di cui parlare. Perché nell'ultimo periodo, sì, qualche ufficialità qua là sta uscendo fuori, qualche annuncio ufficiale c'è, però diciamo che principalmente sono le notizie purtroppo quelle a uscire fuori di più in quest'ultimo periodo. E la prima è legata alla questione stadi, perché anche la Serie B applica il regolamento, il protocollo, comunque la Serie A legata agli stadi. Per le prossime 2 giornate si giocherà di fronte a 5.000 spettatori massimo di capienza, quindi i vari Shida, il San Vito e il Granillo avranno quindi come massima capienza disponibile 5.000 spettatori, che per il Crotone non è un problema perché tanto il massimo quest'anno è stato veramente, la media tra l'altro è stata bassissima. Il Crotone è una delle squadre che ha avuto la media più bassa in questo inizio di campionato per spettatori presenti sulle tribune, un po' un problema più per Regina e Cosenza che di fronte al proprio pubblico, anziché in casa, hanno comunque avuto una grande risposta da parte del pubblico, però 5.000 non sono neanche male, perché 5.000 spettatori per la Serie B sono tanti, ragazzi. Cioè, parliamoci chiaro. Per la Serie A sono un limite, però in Serie B non mi sembra sto grande limite 5.000 spettatori. Cioè, se si vuole limitare la diffusione del contagio, gli stadi Serie B, cioè 5.000 spettatori chi li fa? Le fanno in 4-5 squadre 5.000 spettatori ogni giornata. Quindi è come se praticamente tu concedessi il 100% a ogni club di Serie B. Perché, ripeto, io sono contento perché così almeno le varie squadre possono guadagnare molto al botteghino, ma non mi sembra una scelta logica. Se vogliamo limitare la diffusione del contagio, però poi tu applichi come capienza massima in Serie B 5.000 spettatori, così come in Serie A, non mi sembra tanto logica, perché in Serie B su 20 squadre ce ne sono 4 che fanno 5.000 spettatori a giornata, ma forse anche meno, forse anche con il 50% ne facevano anche meno di 4, ma forse 2, ma veramente pochissime squadre che fanno più di 5.000 spettatori, il Parma forse, la Regina pure. Magari il Benevento, ma ce ne sono pochissime che fanno così tanti spettatori, quindi mi sembra una scelta abbastanza così che si poteva anche non fare. Si teneva a sto punto il 50% perché tanto, tanto vale, nel senso cos'è cambiato? Nulla. E detto questo, parlando un po' di mercato, notizie particolari, si parla di Crotone perché Kark Bo è stato chiamato in nazionale della Sierra Leone, prima in un primo momento non convocato, ma visto comunque l'infortunio di Coromà che era stato convocato da parte del CT della Sierra Leone, Coromà che quindi ha lasciato la competizione della Coppa d'Africa in maniera prematuratamente, in maniera prematura, Kark Bo lo sostituisce, quindi non potrà più essere schierato in campo da parte di Modesto nelle prossime giornate, poiché è impegnato in Coppa d'Africa, anche se credo che sperando che poi non sia positivo, non ci sono cose di questo tipo qui che lo debbano tenere in Africa per un po' più di tempo. La Sierra Leone non penso che passi il turno, quindi ancora qualche giorno e poi avrà finito anche lui la competizione, quindi tra qualche settimana massimo dovrebbe tornare tranquillamente in gruppo, sperando, ripeto, che non ci siano complicanze legate alla pandemia. Detto questo, per quanto riguarda altre notizie, in uscita si parla di Borello, giocatore che fino a questo momento non se ne parlava in realtà perché sembrava potesse restare. Alla fine si valuta anche una sua eventuale cessione, nonostante sia un fedelissimo di Modesto, che tra l'altro ha segnato anche col Pordenone un bel gol, il gol del 2-0 nell'ultima uscita stagionale del Crotone, che ormai risale a praticamente un mese fa. Al di questo, attenzione perché il Pescara di Auteri sembrerebbe essere sulle tracce, un Pescara che in questi ultimi giorni veramente sono accostati alla squadra di Auteri una valanga di calciatori. Delle scalabresi, tra l'altro, non solamente delle squadre in generale, comunque, come è giusto che sia, ma nel particolare delle calabresi, e il Pescara alla ricerca di un rinforzo lì nel reparto offensivo. Attenzione perché potrebbe puntare su Borello. Devo dire che io sarei onestamente d'accordo. L'unica cosa è che mi deve essere garantito che arriva al suo posto un giocatore di categoria che possa aumentare il livello della squadra. Perché se va via Borello per promuovere un giocatore della primavera, tanto vale che mi tengo Borello. Però se mi va via Borello, va magari in prestito, così che poi possa tornare l'anno prossimo, o comunque un prestito condito di riscatto, così almeno da poter guadagnare la prossima stagione. Comunque, una formula che possa essere positiva per tutti, poi alla fine sia per il Crotone che per il
il Pescara, però poi deve essere degnamente sostituito, degnamente rimpiazzato, perché sennò il gioco non vale la candela. Per quanto riguarda invece i nomi in entrata, Awa è un nome ufficiale, ne parliamo per un altro video. Si parla però di un altro giocatore che sembrerebbe essere vicinissimo, che è Calapai. E qui poi mi sorge una riflessione. Mi sorge una riflessione. Con tutto il rispetto che io possa avere per Calapai, per esempio, è un giocatore da Serie C. Cioè, ripeto, giocatore comunque assolutamente interessante, buona personalità, carattere, anche perché per giocare a Catania in questo periodo ci vuole tanta icones. Tra l'altro addirittura capitano, quindi questo, vabbè, aumenta comunque ancora di più. Però mi vai a prendere Awa, Calapai, per salvarti mi vai a prendere Awa, Calapai, mentre il Pordenone ufficializza comunque giocatori di livello, il Vicenza prende da Cruz, prende giocatori comunque, prende Teodorcic, noi andiamo a prendere Awa e Calapai, cioè con tutto il rispetto, io ripeto, io sono l'ultimo a dire questo è scarso, quell'altro è scarso, perché io stesso seguo anche l'eccellenza, quindi... Cioè, sarebbe veramente una mancanza di coerenza per me dire questo, cioè questo è un giocatore inguardabile, eccetera, così come fa tantissimi tifosi a scatola chiusa, no? Però il punto è che mi sembra un mercato, soprattutto per i nomi che escono, volto al fare una squadra che l'anno prossimo possa lottare per la promozione in Serie C. Cioè, con tutto rispetto, però io mi aspettavo altri nomi, perché se va via Benali, se va via Molina... Si va via comunque Don Sa, cioè mi aspetto che arrivino giocatori di livello, perché io Awa lo voglio a Crotone, ma lo voglio a Crotone come sostituto, come giocatore che non debba essere titolare fisso, inamovibile, che metti caso che va male non c'è nessuno dietro alle sue spalle. Cioè io lo vorrei come giocatore pronto, che possa subito entrare nelle partite o entrare comunque in corso di stagione quando il titolare delude, quando il titolare comunque fa male. Se devo giocare con Calapai, con Awa in Serie B, con tutto il rispetto, però mi sembra qua. Purtroppo devo essere populista, devo essere popolare in questo senso, a me non piace tantissimo poi andare sempre dietro a quello che dicono, che dice la massa, ma certamente non lo faccio perché lo dicono tutti. Lo dico perché mi sembra un mercato da squadra che programma l'anno prossimo una stagione a salire in Serie C, perché comunque. Non sono, cioè non sono i giocatori che mi aspettavo, che tanto di cui tanto si parlava a Crotone. È vero che servono calciatori col carattere, ma per carità, io sono il primo che dice quello, però mi piacerebbe anche giocatori di categoria, perché troppe scommesse poi non è che molto spesso con troppe scommesse poi si rischia che si fa la frittata, perché a conti fatti Awa, Calapai, ma poi va bene, a parte che nel calcio non ci sono certezze, però un discorso è avere un giocatore che ha certe esperienze in Serie B, un discorso è avere un giocatore che in Serie B è inesperto, per cui questi giocatori inesperti in Serie B si definiscono tali scommesse, si definiscono come scommesse, per cui avere troppe scommesse mi sembra un po' rischioso. Detto questo, Calapai è un esterno, ripeto, di ottima personalità. Ancora relativamente giovane, perché se non mi ricordo male, un classe 1994, quindi non è che stiamo parlando di uno classe 85, non sto parlando di uno sgorbo incredibile, però no, 93 comunque, ancora relativamente giovane, no, però è abbastanza esperto e non è verso il ritiro, questo anagraficamente parlando. Vi ripeto, dal punto di vista caratteriale di personalità, nulla da dire. Certo è che però mi aspettavo qualcosa di più, dovesse mai poi arrivare. Per quanto riguarda invece il reparto offensivo, si fa un nome importante, perché Bobby Adecanye sembrerebbe essere vicino a Crotone, attaccante classe 2001, che non è una prima punta di peso alla Simi, ma è un giocatore un po' più dinamico, un esterno principalmente, che è da valutare in un 3-4-3, perché lui alla Lazio, quando ancora giocava alla Lazio l'anno scorso, ha giocato in un 3-5-2, quello di Inzaghi, al fianco della prima punta. Giocatore interessante che sa, ha buon dribbling, una buona corsa, una buona velocità. Assolutamente intrigante, un giocatore anche di prospettiva perché è un classe 2000, 2001
ed è un giocatore che viene da una prima parte di stagione un po' sottotono. È andato infatti in prestito in Olanda all'Ado Den Haag, dove però giocando praticamente sempre ha fatto solamente 2 gol, quindi pochi pochi per lui, classe 99, quindi per la Serie B sarebbe oltretutto un under, quindi un ulteriore colpo di buon livello. Ripeto, nel nostro 3-4-3 o 3-4-2-1 che dir si voglia, perché poi il 3-4-2-1 con le due trequartisti o seconde punte che si allargano diventa 3-4-3, quindi non è che, cioè, cambia poco. Poi in campo dipende dai movimenti dei giocatori nella metà campo avversaria, in questo caso, quindi è relativo in quel senso il modulo quando poi si va a parlare di campo. Però detto questo, giocatore che ha delle buone qualità, che arriverebbe in prestito alla Lazio, penso io, senza diritti di riscatto. Penso che la Lazio lo voglia cedere in prestito secco, però vediamo un po'. Sembrerebbe essere comunque una trattativa verso la chiusura. Lampo, trattativa Lampo, perché in realtà io non avevo mai sentito il nome di Adekani accostato al Crotone. Nel giro di poco sembrerebbe essere molto vicino. Detto questo, giocatore che invece potrebbe non più arrivare è Nicolas Spalek, trequartista che sembrava essere molto vicino dal Brescia. Qualche giorno fa si parlava, certamente non di ufficialità, però di una trattativa abbastanza in fase avanzata. In questo momento però potrebbe non lasciare Brescia. Sembrerebbe infatti, secondo le indiscrezioni, Cellino non aver dato il via libera alla cessione, quindi potrebbe Cellino mettersi in mezzo tra la trattativa tra Crotone, il giocatore, e il Brescia, e decidere di mantenerlo a Brescia con Inzaghi. Vediamo un po' se effettivamente sarà così. Vi ricordo che non c'è solamente Crotone su di lui, ma c'è anche Alessandria, ci sono anche diverse altre squadre di Serie B interessate al giocatore, ma sembrerebbe essere proprio il club pitagorico più vicino in questo momento. Dipende poi dalle volontà della società bresciana, quello che accadrà. Però speriamo che alla fine si possa arrivare a una conclusione anche per portare un giocatore di qualità a Crotone. Detto questo, per quanto riguarda invece il Cosenza, diverse notizie. Due in uscita, perché si fanno ulteriori due nomi che potrebbero lasciare la squadra. Allora, Pandolfi, che ormai è di lungo corso come nome in uscita, perché sono diversi giorni che è sulla lista delle partenze, e si parla di Turris. Si parla di Turris perché il presidente Colantonio, non mi ricordo bene, comunque Colantonio, sono certo di questo, il presidente Colantonio ha parlato della possibilità di rivedere a Torre del Greco il buon Pandolfi, perché ha lasciato comunque uno spiraglio alla domanda. Pandolfi ha detto tutto può accadere. Essendo che Pandolfi, per il fatto che ha già giocato alla Turris, non può giocare in alta squadra se non alla Turris, cioè Pandolfi o rimane a Cosenza o torna a Brescia. No, in realtà è del Cosenza, cosa sto dicendo? È del Cosenza Pandolfi, non è neanche del Brescia, quindi in realtà o rimane a Cosenza, perché è nostro Pandolfi. Aspetta un attimo, che è un attimo un lapsus. È nostro Pandolfi, non è in prestito, è nostro assolutamente, è nostro. E infatti comunque Pandolfi, che è completamente nostro, o rimane da noi a fare la panchina, o comunque a giocare come sta giocando fino a questo momento, oppure va alla Turris. Altre chance non ce ne sono, o la Turris o da nessun'altra parte, per proprio il fatto che ci ha giocato alla Turris e non può andare in un'altra squadra oltre alla Turris. Ecco, il presidente ha lasciato uno spiraglio a questa possibile trattativa. Vediamo un po'. Alla fine potrebbe essere un'uscita lì davanti. Certo che il problema più grande poi è rimpiazzarlo, perché bisogna vedere anche quando si sbloccherà questa trattativa qui, perché se si sblocca il 30 di gennaio è un attimo un problemino, poi trovare l'attaccante subito pronto come rimpiazzo dopo pochissimo. Quindi valutiamo un po' e vediamo. Altro calciatore che però potrebbe essere in partenza è il buon Reda Bultam, che sembrerebbe essere vicino al rientro a Trieste. Si parla infatti di un interesse della Triestina per lui, giocatore che ha già giocato alla Triestina l'anno scorso, è di proprietà della Salernitana, quindi potrebbe tornare a Salerno per essere rigirato alla Triestina in prestito. La Triestina di Bucchi, che ha tra l'altro vissuto un periodo in questo ultimo frangente di campionato molto difficile legato al focolaio Covid, adesso è ripresa e vuole comunque costruire una squadra che possa lottarsene un po' su tutti i campi. Per
per portare via comunque punti dappertutto e cercare di ottenere una migliore posizione possibile nella griglia playoff. Al di là di questo, quindi Bultan piace, giocatore che può comunque giocare come trequartista, che da noi sta giocando come mezzala, ma accompagna diverse volte l'azione. Alti e bassi, perché Cosenza ha fatto male all'inizio, poi si è un po' più ambientato, acclimatato e devo dire che nell'ultima parte non sta neanche facendo troppo male. Vediamo, io onestamente lo terrei più che altro perché cioè, se io stessi nelle discrezioni tutti i giocatori sarebbero fuori. Cioè se noi dovessimo, se uno credesse veramente alle discrezioni che si fanno, alle indiscrezioni che escono fuori, cioè tutti i giocatori di Cosenza sarebbero, cioè se no via, perché si è parlato praticamente di tutti, cioè io non mi ricordo un giocatore del Cosenza che non è stato detto fosse in uscita. Io onestamente Bultan me lo terrei perché anche come rincalzo non è assolutamente male, quindi io onestamente fossi nella società proverei a tenermelo anche perché è in prestito e non mi va di terminare un prestito. Per quanto riguarda invece le entrate, questione Casasola, perché potrebbe essere più che un'idea. Anche se c'è in questo momento il muro da parte del Frosinone, muro dettato dal fatto che il Frosinone deve trovare un sostituto, nel senso che il Frosinone per lasciare andare via Casasola, quindi farlo venire a Cosenza anche eventualmente in prestito, deve trovare un rimpiazzo. Se non trova un rimpiazzo, tiene Casasola, cioè se non trova un giocatore più forte di Casasola, ovviamente non è che lo va a vendere o comunque lo va a cedere così facilmente. Quindi per il Cosenza dipende molto da chi andrà a prendere Frosinone. Attenzione perché c'è un interesse per Sabelli del Genoa che però potrebbe proprio andare a Brescia in uno scambio con Torregrossa che farebbe il percorso inverso, andrebbe quindi a Genova sponda genoana, sponda rossoblu. Vediamo un po'. Ripeto, giocatore che a Cosenza ha fatto molto bene con Occhiuti soprattutto, quindi sarebbe un rinforzo di altissimo livello per la fascia destra. Però c'è da vedere le volontà del Frosinone in tal senso. Proseguendo però parliamo un po' di Catanzaro, diverse notizie di mercato. Allora, per quanto riguarda le entrate, nuovo nome per il centrocampo, si parla infatti di Rizzo, centrocampista in uscita dal Pescara, giocatore che tra l'altro Valdifiori poi in uscita, quindi sempre a centrocampo, Pescara che potrebbe sfoltire molto la rosa. Attenzione all'interesse del Catanzaro e dell'Avellino per lui, giocatore che nel girone C ha militato fino a qualche anno fa con la maglia del Catania. Quest'anno ha accettato il progetto, la proposta del Pescara, però ha un po' deluso le aspettative in questa prima parte di stagione. Potrebbe quindi ritornare in girone C e attenzione all'interesse da parte del club di Floriano Noto nei suoi confronti. Vedremo un po', giocatore di esperienza, giocatore che conosce molto bene il girone C e sicuramente rappresenterebbe un rinforzo interessante per quello che è il nostro reparto di centrocampo. Da valutare un po' anche gli eventuali sostituti, se dovesse partire Cinelli, dovesse partire Risolo, vediamo un po' comunque come andrà avanti il mercato. Altri nomi che si fanno, Iocolano, stiamo parlando di un esterno offensivo, attualmente a Lecco, giocatore di altissima caratura. Iocolano, ragazzi, è un giocatore di altissima caratura, che proviene tra l'altro, ha giocato all'Lecco quest'anno, ma ha giocato anche gli altri l'anno scorso pure, sono 2 anni che è all'Lecco, ex Monza tra le altre, ma un giocatore che ha veramente un'ottima esperienza alle spalle, classe 89, quindi esperto, un giocatore esperto, e ha delle qualità importanti perché Iocolano ha delle ottime qualità. Quest'anno, così come un po' tutto il Lecco, in realtà ha deluso le aspettative. Però è un giocatore che rimane importante, rigorista tra l'altro, e quindi assolutamente ci si potrebbe anche puntare. Viene, ripeto, da una prima parte di stagione un po' deludente, quindi a livello mentale potrebbe non essere su un pezzissimo. Però vediamo un po'. Attenzione anche all'interesse del Bari nei suoi confronti, un Bari che potrebbe sfoltire molto quello che è il reparto offensivo, diversi calciatori in uscita, tra cui si parla di Marras, Simeri, vediamo un po'. Potrebbe quindi puntare anche su Iocolano, vediamo se quindi lascerà il nord per spostarsi al sud. Detto questo, altro nome di mercato, questo invece per il reparto esterni perché si punta a Javan Anderson che può giocare eventualmente anche come mezzala volendo, ma che attualmente si trova al Cosenza, arrivato in prestito dalla Lazio e attenzione perché potrebbe quindi terminare questa avventura visto una prima parte di stagione a dir poco deludente in quel di Cosenza.
quindi potrebbe tornare alla base. E attenzione all'interesse del Catanzaro, oltre che del Foggia. Del Foggia abbiamo già parlato ampiamente, dell'interesse di Zeman nei suoi confronti, ma vediamo, perché anche il Catanzaro potrebbe puntarci, anche per andare a rafforzare ulteriormente un reparto in cui non abbiamo praticamente nessuno se non Fazio, adattato tra l'altro, ma adattato perché ha giocato come terzino destro, ma come quinto di destra in realtà no, in un centrocampo a 5 ha giocato poco come quinto di destra il buon Fazio, e ha sempre fatto bene quest'anno da centrale una difesa 3, da proprio il centro, il centrale dei 3. Però detto questo, serve comunque, allora, serve come il pane un esterno destro, cioè poco ma sicuro un esterno destro dobbiamo andare a prendere, perché Rolando è fuori e ancora comunque per rientrare nei ranghi un po' ci vorrà. Berzot è andato via, serve assolutamente. Jovan Anderson a me onestamente non convince, anche per la Serie C a me non convince, io onestamente non ci punterei. Ci sono diversi altri calciatori su cui puntare dal mio punto di vista, però Jovan Anderson non è uno di questi, pur avendo delle qualità che possano comunque anche fare bene in Serie C, però onestamente a me non convince in maniera particolare. Poi vediamo un po' come andranno avanti la questione. E per concludere un po' il discorso Catanzaro, c'è da parlare della questione Iemmello, perché sembrerebbe essere vicino Iemmello, che sta valutando la proposta da parte di Noto, che è una proposta importante, un triennale che già comunque ci fa capire quanto si voglia puntare forte su Iemmello e che si vuole puntare nei prossimi anni proprio su Iemmello, ed una proposta, ragazzi, molto 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 importante. Allora, nello specifico il triennale è legato all'obbligo, mi spiego. Si parla di un prestito con diritto di riscatto che si tramuterebbe in obbligo in caso di promozione, cioè il Catanzaro va dal Frosinone e gli dice: Iemmello non ha giocato mai da voi, è ormai un esubero per voi, ce lo prendiamo noi, ce lo accogliamo noi, però in prestito con diritto di riscatto non dovessimo salire in Serie B, con obbligo di riscatto dovessimo invece salire in Serie B. Ecco, a questo punto diventerebbe totalmente del Catanzaro, firmerebbe un contratto triennale con il Catanzaro dovesse venire riscattato in estate, e percepirebbe uno stipendio importantissimo, si parla di 380.000 euro dovesse poi essere il Catanzaro promosso in Serie B. Quindi vi ripeto, si parla di un prestito con diritto di riscatto, e percepirebbe uno stipendio di 210.000 euro circa, che si tramuterebbe in obbligo in caso in cui Catanzaro si verrebbe promosso in B. Qui lo stipendio passerebbe praticamente a 400.000 euro a stagione, veramente uno stipendio di proporzioni ciclopiche per la Serie B. E vediamo, anche perché secondo altre indiscrezioni si parla invece di un acquisto a titolo definitivo già da adesso e di un triennale da 210.000 euro l'anno. Quindi praticamente percepirebbe Iemmello in 3 anni 600.000 euro, che per un calciatore di Serie C sono veramente tantissimi. Vediamo, la proposta, stando comunque alle indiscrezioni, è molto importante, che Iemmello sta valutando, e non poco, anche perché lui ha detto in una dichiarazione che in Serie C tornerebbe solo a Catanzaro, essendo anche lui nativo di Catanzaro, per lui sarebbe un ritorno, e vediamo un po'. Catanzaro che in questo momento specifico sembrerebbe essere un po' avanti su tutte, anche proprio per il fatto che lui conosce molto bene la piazza e l'ambiente, però vediamo un po'. Chiudiamo con un'ultima intervista, in questo caso al buon Condò, direttore sportivo della Vibonese, che ha parlato e trattato di diversi temi, quindi andiamo a vedere che cosa ha detto. Per ora è un mercato bloccato anche per lo slittamento dei campionati, molte società aspettano a operare. Un mercato difficile fatto per lo più di scambi tra giocatori che stanno trovando meno spazio. Ci sono pochi soldi in giro, a parte 2-3 che lottano per le prime posizioni, ma era così anche lo scorso anno. Reputo giusto il rinvio perché è impossibile schierare una formazione in questa situazione di Covid. Sono danneggiate le medio-piccole che hanno un organico più modesto rispetto alle grandi squadre. A febbraio ci saranno tante partite da giocare, ma sarebbe stato meglio far slittare la fine del campionato per non congestionare un mese. Nell'Avellino ci sono giocatori che interesserebbero tutta la Lega Pro, hanno una cosa importante per la categoria, potendoli prendere l'80% delle società pescherebbe nell'Avellino. Se i giocatori sono in uscita bisogna poi valutare i costi, che sono alti.
Plesciarib ha fatto la sua migliore stagione, con lui c'è anche un legame affettivo, per noi sarebbe un ritorno importante, ma non c'è mai stato un contatto con l'Avellino, perché rispettiamo la società. Se poi l'Avellino lo metterà sul mercato, allora se ne potrà parlare. Gli auguro il meglio, qualunque sia la squadra in cui giocherà. Questo quindi è il discorso. Allora, primo aspetto importante legato al mercato. Un mercato difficile, un mercato bloccato, e questo è sotto gli occhi di tutti, perché di movimenti, se non, come diceva anche Condò, scambio comunque tra giocatori che hanno giocato meno in questa prima parte di stagione, non ce ne sono comunque di altri grandi movimenti. Soprattutto nel programma SLC i soldi in giro sono pochi, se non quelle che comunque investono sempre tanto, le prime di ogni girone, le altre comunque non fanno grandi investimenti, se non, ripeto, come dicevo, scambio, comunque anche puntare su calciatori, qualcuno svincolati, qualcuno comunque magari delle giovanili, però di altri grandi movimenti non ce ne sono. Certamente il mercato è bloccato anche per lo slittamento dei campionati, che ha aumentato l'incertezza nei presidenti, nelle società comunque anche di agire, perché dicono i campionati vengono slittati, aspetta che metto mano al portafoglio perché c'è il rischio che poi non termini la stagione, quindi stanno valutando con molta molta calma il da farsi, le varie società, per poi eventualmente intervenire sul mercato. C'è da capire come andrà avanti la questione legata ai rinvii, legata alla pandemia. In merito alla situazione Plescia, ha detto che è un giocatore che è legato alla Vibonese, legato a Vibo Valencia, ha fatto una grandissima stagione da noi, e che però il discorso legato all'Avellino è che tutti vorrebbero il giocatore Avellino, ma costano tanto. Essendo all'Avellino costano molto, quindi percepiscono uno stipendio che per esempio quello di Plescia non è assolutamente nelle casse della Vibonese, quindi dovrebbe l'Avellino contribuire in un certo senso. E qui sarebbe un po' il problema, perché l'Avellino in questo momento non vorrebbe cederlo. Condò ha detto che non c'è stato nessun contatto per rispetto dell'Avellino, perché fino a che non lo metterà sul mercato il direttore sportivo non lo contatterà Plescia. Questo è una cosa che onestamente non so, ma non è neanche troppo rilevante. Però al di là di questo, una Vibonese che con Plescia, io ve lo ripeto da veramente tanti giorni, perché è così secondo me, cioè con Plescia faremmo un salto di qualità importante, un attaccante che segna, che sa muoversi molto bene, che sa fare anche lavoro spalla alla porta, che in area di rigore è molto bravo, che sarebbe quello che manca a noi, perché a noi manca veramente l'essere caparbi in area di rigore avversaria, perché qualche volta ci arriviamo in area di rigore, però magari sbagli il passaggio, sbagli il cross, sbagli il tiro, sbagli la scelta. Ecco, con Plescia secondo me le percentuali di errori diminuirebbero, poiché è un giocatore di alto livello, assolutamente assolutamente così. Da noi ha fatto tipo 13 gol, veramente molto molto bene. E vediamo un po', dipende molto dall'Avellino, che forse non lo vuole cedere, forse lo vuole tenere, vediamo un po'. Dipende poi anche dalla questione legata allo stipendio, perché percepisce uno stipendio che per le classi vibonese è comunque alto. Quindi questione Plescia da valutare nei prossimi giorni, sperando che si sblocchi prima possibile, per non arrivare all'ultimo di mercato dover ufficializzare. Quindi speriamo almeno quello. Comunque io mi fermo, ci vediamo con un prossimo video, ciao ragazzi.